Un sogno che si fa in realtà per i fan di un attore, attraversano ormai più di una generazione, che resta nel cuore del pubblico di tutte le età. Bloccata dal Covid, finalmente al via la mostra dedicata all'Albertone Nazionale nel centenario della nascita, che apre le porte di un luogo amatissimo, da lui sempre tenuto riservato, quello della sua villa, della sua abitazione a Roma, sull'Appia. Il pubblico potrà scoprire diversi ambienti, ma anche molto di lui. Il teatro, lo studio, il salotto, la barberia, la camera da letto. All'esterno, un'enorme tenso struttura ospita i momenti più belli del suo cinema, dai costumi alle locandine. Il pubblico adorerà, sono arrivate già 25.000 prenotazioni da tutta Italia, poi vada bene, non è solo un fenomeno romano. Siamo qua dove Alberto è presente con noi, perché non soltanto noi vediamo il posto fisico dove lui ha vissuto, dove si è fatto la barba ogni mattina, dove ha dormito, dove ha letto i giornali, dove ha pranzato, dove ha cenato, ma vediamo anche proprio lo spirito di un uomo che qui dentro e solo qui dentro recuperava la sua dimensione umana. Alberto Sordi, come è noto, era anche profondamente religioso e anche questo si riflette nell'abitazione, dagli inginocchiatoi agli oggetti sacri, sino alle foto con i pontefici, in particolare Giovanni Paolo II. Era molto legato a Giovanni Paolo II, se mi permetti, e mi raccontò che una volta gli chiese: Santità, ma è stato più difficile fare l'attore da giovane o fare Papa? Molto più difficile fare l'attore, Papa mi ci hanno fatto gli altri.